giuro. No, perché c'è una seconda questione. Una è quella che poneva Ciancimino. Tutti quelli che sanno devono dire qualcosa, perché questo è il punto, incoraggiare quelli che sanno a parlare, a dire la verità. Poi Mancino dice che lui questo incontro non l'ha fatto, noi dobbiamo prendere atto delle cose che dice Borsellino, delle cose che dice Ciancimino, anche della dichiarazione di Mancino. Ma c'è un altro punto che ponevo io all'inizio, forse lo puoi sviluppare tu. Cioè, se noi non diamo un segnale di assoluta trasparenza della politica, anche attraverso la sofferenza, perché mi rendo conto che uno che pensa di essere innocente, che si deve allontanare, diciamo, dalla sua posizione politica, non lo fa, diciamo, lo fa a malincuore, perché è come se fosse un'ammissione di colpevolezza. Invece non bisogna leggerla così. Cioè, dobbiamo abituarci ad avere un paese dove le posizioni, le assunzioni responsabilità non presuppongono la colpevolezza, ma sono un incoraggiamento alla verità, perché se no, se tu rimani a quel posto e insisti nel rimanerci, a mio parere in qualche maniera il potere si oppone al lavoro di ricostruzione della verità. Cosa dici tu e che ci fai?